Appassionati di calcio a 5, ben trovati al nuovo appuntamento con Mondo Futsal. Come ogni settimana vi offriremo un'ampia panoramica su tutti i campionati, partendo dalla Serie A2 con l'ennesima soddisfazione in casa Rapido Latina, passando alle dolenti note per le formazioni fondane impegnate in Serie B e in C1 e poi la consueta panoramica sulla C2 e sui due gironi di Serie D. Tutto questo tra pochissimo, ricordiamo anche l'appuntamento quotidiano 24 ore su 24, ogni momento. Il calcio a 5 si può vivere attraverso il sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsal.tv. Dunque tra poco con la Serie A2. La Rapido Latina Calcio a 5 vince la prima delle tre finali del rush finale di stagione e torna così al comando della classifica del girone B del campionato di A2, avvicinandosi ulteriormente al traguardo della promozione diretta, che rappresenterebbe un evento storico per la società, del presidente La Starza e per tutta la città. Contro la Libertas Eraclea, i nerazzurri di Giampaolo hanno subito messo le cose in chiaro e dopo soltanto 7 minuti si sono ritrovati a condurre con un netto 5-0. A siglare il vantaggio è stato Mocellin, subito dopo il raddoppio ad opera di Avellino e una tripletta di Capitan Maina a chiudere i giochi. Nella ripresa la squadra nerazzurra è stata brava a soffocare il ritorno dei Lucani e a chiudere vittoriosamente con il punteggio di 8-4, con in rete ancora due volte Maina, a completare il pokerissimo di giornata, e Avellino. Nel prossimo turno il team allenato da Giampaolo se la vedrà ancora al Palabianchini alle 16 contro il Salinis, reduce nell'ultima giornata dalla sconfitta casalinga per 5-3 contro la Cascina Orte. Per sapere meglio però come sono andate le cose al Palabianchini, vediamo il servizio confezionato da Enrico Pasquali Coluzzi con le immagini di Gianluca Bologni. Gianluca La Starza, quello che era fondamentale era ricaricare subito le batterie, dimenticare e mettersi alle spalle il brutto scivolone. Direi che la squadra ha risposto molto positivamente su tutti i punti di vista. Sì, hanno fatto una gara con l'intensità giusta. Sapevamo che la Eraclea poteva darci un po' fastidio perché comunque loro stanno lottando per non retrocedere, quindi erano venuti qui con l'obiettivo di fare almeno un punto. Fortunatamente la partita si è messa sul binario giusto sin dall'inizio. Come hai detto tu, l'importante erano i tre punti. Luciano Avellino, la cosa più importante era dimenticare il brutto scivolone della scorsa settimana a Orte, riprendere il cammino perché manca davvero poco a questa promozione. Sì, adesso numericamente siamo primi dopo tanto tempo, partite in meno, partite in più. Adesso abbiamo un punto in più con la parità di partite col Corigliano e mancano 6 punti che ci possono portare a quello che vogliamo tutti. Speriamo di riuscire, se giochiamo come abbiamo giocato oggi i primi 6-7 minuti penso che è molto più semplice, però ci dobbiamo continuare con quella cattiveria e sicuramente sarà molto più semplice, no? Sarà importante soprattutto mantenere lucidità dal punto di vista atletico, dal punto di vista mentale, dal punto di vista strategico, insomma non bisognerà veramente sbagliare nulla per poter finalmente gridare a questo sogno. No, sicuramente, quello che ci ha insegnato questo campionato è che le partite sono lunghe, i 40 minuti sono tantissimi, quindi ci dobbiamo usare la testa e giocare con tranquillità come lo sappiamo fare. Poi le partite si risolvono nei dettagli e noi abbiamo dimostrato tutta la stagione che siamo stati molto bravi in quei piccoli dettagli, quindi adesso non dobbiamo cambiare atteggiamento, dobbiamo continuare così. Nell'ultimo match casalingo del campionato nazionale di Serie B, il Fondi Calcio 5 resta ancora al palo, perdendo 5-7 contro la Futsal Ossi. Rispetto alle ultime uscite, la squadra di De Simoni non inizia la gara nel migliore dei modi e si ritrova sotto di 3 reti dopo un quarto d'ora. A complicare ulteriormente le cose arriva anche l'espulsione di Simone Olleia, che fa temere il peggio. I rossoblu invece trovano una bella reazione
e accorciano le distanze nonostante l'inferiorità numerica grazie al gol di Frainetti. Nel finale di primo tempo, tuttavia, gli ospiti vanno ancora a segno, chiudendo la prima frazione di gioco sull'1-4. In apertura di ripresa la Fuzza Lossi allunga ancora, mettendo a referto altre due marcature. Sembra notte fonda per la squadra di De Simoni, che però riesce ad avere un sussulto d'orgoglio, riaprendo l'incontro con la doppietta del giovane Manuel Cardone e le reti di Di Martino e Triolo. Nel finale però viene espulso anche Pannozzo e gli ospiti chiudono il match sul definitivo 5-7. Il Fondi saluta dunque il proprio pubblico senza aver ottenuto punti in casa nell'arco dell'intera stagione, se si esclude la vittoria a tavolino contro la Real Torgianese. Nel prossimo e ultimo turno, sabato 5 aprile alle 16, i rossoblù affronteranno l'Elmas. In C1 sconfitta di misura per la Ginnastica Studio Fondi, piegata 3-2 in casa della Lazio Calcetto, terza forza del campionato. I gialloblu di mister Paluzzi hanno offerto una buona prova, anche se non sono bastate le reti di Angeletti e De Falco per arginare la grande qualità dei biancocelesti, che hanno avuto la meglio grazie alle marcature di Alfonso, Bulli e Marras. Nel prossimo turno i fondani affronteranno al Palasport di Fondi l'Atletico Civitavecchia, che li appaia in classifica con 32 punti e che è reduce dalla vittoria in terra ai danni del Pomezia Laurentum. E adesso, per concentrarci sugli altri campionati di C2 e Serie D, cediamo la parola al collega Daniele Porcelli. Grazie Domenico, buonasera a tutti gli appassionati del calcio a 5, dopo l'ampia carrellata quindi con Domenico per quanto riguarda i campionati maggiori, andiamo invece a vedere quanto è accaduto nel campionato di Serie C2, la 23esima giornata, e c'era in programma il big match a Ciampino. Il Minturno torna a casa con l'intera posta in palio, quindi trasforma il vantaggio da due lunghezze, portandosi a 5 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice. Ma andiamo a vedere il quadro completo appunto di sabato 23esima giornata. Vigor Cisterna 1994 batte CCP 1987 6-3. Città di Minturno Marina batte Atletico Anzio Lavigno 7-1. Eagles Aprilia, nell'anticipo nel Cisterna, si impone per 4-3. Vittoria per il Velletri sul Città di Puntigna per 5-1, così come gli Anni Nuovi Ciampino che battono la Connect per 6-0. Detto del bel successo del Minturno in casa del Real Castelfontana per 5-4, il quadro dei risultati chiuso dalla vittoria del Terracina nei confronti della Pontina Futsal per 3-1. Ma prima di andare alla lettura della classifica, diamo la linea alla regia perché abbiamo da seguire attentamente le impressioni proprio del capitano Riccardo Stanziale e dell'aria che si respira proprio dopo questa vittoria del Minturno. Buonasera Riccardo. Buonasera a tutti voi. Allora Riccardo, arriva questa meritata vittoria in uno scontro, in un big match molto importante, e le distanze a questo punto, a 3 giornate dal termine, si trasformano a 2-5. Sì, è stata una partita molto maschia, noi ci siamo portati 3 punti a casa e con questo anche un bel pezzo di campionato di C1, mancano 3 partite. E niente, devo fare i complimenti a tutti quanti i miei compagni, alla società, al presidente, il presidente in primis, siamo felici, siamo contentissimi di questo. Ecco Riccardo, allora 5 punti da gestire in 3 giornate, a questo punto è doveroso, come si dovrà comportare la squadra? No, la squadra si deve comportare che in campo deve sempre con la mentalità positiva e portarsi punti, sempre i 3 punti a casa ovviamente. Mancano 3 partite, a noi ci bastano 4 punti per la matematica e soprattutto pensiamo a questo. E adesso puntiamo anche alle Final Four di Coppa Lazio, quindi cerchiamo di fare la doppietta, campionato e Coppa. Benissimo Riccardo, tra le altre cose proprio tu sei stato uno degli artefici quando il Minturno alzò proprio il trofeo, la coccarda tricolore, dopo aver vinto poi quello strepitoso campionato, quindi un ricordo sempre vivo nella tua mente. Certo, sono momenti bellissimi e ovviamente spero di
campionato, ecco, già ce l'ho un bel pezzo in tasca, mi manca la coppa e facciamo doppietta, quindi sono contento anche per una mia questione personale, sono contento di questo. Però ripeto, ringrazio e faccio i complimenti soprattutto ai miei compagni di squadra, dei veri professionisti, dei veri uomini, anche se siamo andati lì è stata una partita molto, ripeto, molto maschia, e ne siamo usciti fuori con una grande vittoria e un grande spirito di squadra, che questa è la cosa principale ed è la cosa che ci sta facendo fare la differenza soprattutto quest'anno in questo campionato. Benissimo Riccardo, prima di lasciarti è doveroso ancora ricordare, proprio ieri sera ci siamo sentiti, è arrivata questa purtroppo triste notizia in casa del Minturno, soprattutto in casa di Ciaccio, per la scomparsa della sua mamma. Ne siamo vicino noi di Mondo Futsal, ci uniamo quindi al dolore del presidente Daniele Di Ciaccio. Grazie Riccardo Stanziale, grazie, grazie a nome a del Minturno, e torniamo quindi in studio con la lettura della classifica. Classifica quindi che vede al comando sempre il Minturno a 62 punti, segue il Real Castelfontana a 57, Anni Nuovi Ciampino resta a 51 in terza posizione. L'Eagles Aprilia, strepitosa questa cavalcata di questa prima stagione per il team allenato da Gerardo Iannaccone, 43 punti per lei. CCP 1987 33, Terracina Calcio a 29, Atletico Anzio Lavigno e Velletri restano a 28, meglio il Velletri aggancia l'Atletico Anzio Lavigno, la Connect 27 punti, Città di Minturno Marina si rifà sotto a 26 punti, Vigor Cisterna 94, 25, 24 punti per il Cisterna, e il Città di Pontina a 21, chiude la classifica la Pontina Futsal. Quindi sabato prossimo in programma la 24esima giornata, ci avviciniamo quindi verso la fine di questa stagione con le squadre che ancora cercano nella parte bassa di evitare la retrocessione e quindi quantomeno di andare a conquistare una posizione un po' più tranquilla prima di arrivare proprio alla fine con l'acqua alla gola, e nel caso non ci dovesse essere la possibilità andare a ricorrere con i play-out. Sabato prossimo ci sarà in programma CCP 1987 Anni Nuovi Ciampino, Città di Pontina Atletico Anzio Lavigno, Connect Città di Minturno Marina, Pontina Futsal Derby contro l'Eagles Aprilia, Velletri Real Castel Fontana, Minturno se la vedrà con il Terracina e il Cisterna il derby contro la Vigor Cisterna. Quindi come avete visto importanti scontri proprio per conquistare l'intera posta in palio e allontanarsi quindi dalla zona a rischio di questa stagione e di questo raggruppamento. E prima di lasciare il campionato regionale andiamo a vedere il servizio realizzato da David Da Silva con le interviste realizzate invece da Roberto Martin per quanto riguardava il confronto tra l'Eagles Aprilia e il Cisterna. Linea alla regia. Giovanni Dauria, il capitano, il solito capitano coraggioso, questa volta il coraggio non è bastato. Non è bastato perché contro una squadra di alta classifica, insomma, sarebbe servito qualcosa in più. Purtroppo a volte gli episodi non sono stati dalla nostra parte, come spesso capita quest'anno. Diciamo che sul filo di lana abbiamo perso questa partita comunque giocando bene. Avessimo giocato sempre così non saremmo in questa posizione di classifica. Infatti non si è notata la differenza con la Eagles quarta in classifica, un Città di Cisterna che ha giocato veramente ad armi pari, e poi come sempre gli episodi decidono, però questo può essere un buon viatico per il finale di stagione. Beh certo, purtroppo quando le stagioni nascono male, infortuni, squalifiche possono pregiudicare le posizioni di classifica. Comunque adesso abbiamo quadrato il cerchio, penso che stiamo giocando bene, continueremo così fino alla fine sperando di evitare i play-out. Se play-out fossero ci faremo di tutto per mantenere la categoria. Grazie Giovanni. Grazie a voi, buonasera a tutti. Andrea Paterniani, un'ottima gara della Eagles, anche se la differenza di classifica si è notata poco questa sera. Beh sì, comunque il Cisterna è una grande squadra, alla fine devono lottare per la salvezza e quindi mettono la cattiveria, e è normale poi che
esce una partita tirata, anche se la differenza in classifica è tanta, però sul campo ogni partita è una battaglia, quindi onore al Cisterna naturalmente. Abbiamo visto il solito bel gioco della Eagles, come direbbe il vostro mister, un grande futsal. Beh, quando abbiamo certi singoli come Pintili e Vecino è normale poi che la squadra gira bene. Poi certo, ogni partita è un tabù, però se continuiamo così ci togliamo belle soddisfazioni, come già abbiamo fatto, quindi andiamo avanti. Le tue aspettative di qui fino alla fine della stagione? Beh, dobbiamo migliorare, cerchiamo di vincere, adesso abbiamo un bello scontro con il Minturno in casa. Comunque noi puntavamo alla salvezza, l'abbiamo raggiunta, ormai cerchiamo di consolidare il quarto posto. Ci avviciniamo verso la fine del campionato anche provinciale, ci sono ancora delle partite da giocare, effettivamente 5 ancora le gare in programma fino al termine della stagione, poi si passerà a disputare le gare. Per quanto riguarda la Coppa Provincia Latina, interessante, sempre la lotta in testa ai due raggruppamenti. Cominciamo con il girone A, dove praticamente il duo capolista non conosce ostacoli. Vince il Real Podegora in trasferta sul campo del Real Latina, risponde lo Sporting Giovani Risorse battendo l'Accademia Sport 4-1. Proprio il quadro dei risultati lo apriamo con questo confronto: Sporting Giovani Risorse, Accademia Sport 4-1. Pareggio nel confronto tra Real Terracina e Atletico Rocca Massima 4-4. United Aprilia batte Flora 92-7-3. Latina Scalo Cimil, PR 2000 Aprilia 3-1. A Latina, proprio alla palestra Vito Fabiani, Real Podegora batte Real Latina 5-2. Parrocchia San Giuseppe batte Virtus Latina Scalo 4-3. Proprio in extremis l'Antonio Palluzzi riesce ad avere la meglio nei confronti della Virtus Terracina per 9-8. Prima di andare alla lettura della classifica e del prossimo turno, andiamo a seguire il servizio realizzato da Gianluca Bologni con l'ausilio di Enrico Pasquale Coluzzi per quanto riguarda Sporting Giovani Risorse, Accademia Sport. Lo Sporting Giovani Risorse, per mantenere la leadership del campionato assieme al Podgora, non può permettersi battute d'arresto. Non sarà facile però in questa giornata di campionato, perché ha di fronte una delle migliori compagini del girone A di Serie D di calcio a 5, l'Accademia dello Sport di mister Catanzarini, che vuole rimettersi in marcia per i playoff dopo i due scivoloni rimediati nelle ultime due settimane. Dal palazzetto dello Sport di Via dei Mille un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Coronato il gol, rete da parte della formazione di casa, che va dunque a bersaglio con il numero 2 Coronato. Pigini all'indietro, Marini dentro questo pallone interessante, attenzione, conclusione che termina davvero molto vicina al secondo palo, operata da Corazzina. Adesso colpo di tacco sbagliato, grande chance, arriva il gol del pareggio da parte di Marini. Adesso c'è sicuramente un tentativo di sviluppare con maggiore rapidità le azioni offensive e c'è il gol da parte del numero 6 Damiani. Petrin, a spazio Petrin, che ha provato anche in precedenza la conclusione, invece poi c'è stato il sinistro da parte di Coronato respinto. Cristian Pardo, ottimo fraseggio e tiro da parte di Cristian Pardo, che ha ricevuto un cioccolatino, un pallone d'oro da Tabanelli. Riprende il gioco con Di Cesare, Abbenda, ottimo il pallone di Abbenda, il destro da parte di Corazzina, che ha sfiorato il gol del pareggio. Ancora Di Cesare, sta giocando bene Davide Di Cesare in difesa, il destro da parte di Piccini e la risposta ottima di Durati, che è riuscito a neutralizzare questo destro molto insidioso. Ancora Tabanelli per Petrin sulla verticale, ottima l'azione, il gol, meravigliosa azione condotta dalla coppia Tabanelli e Petrin. Adesso c'è tutto solo sulla sinistra, il diagonale che era stato tentato da Corbi. Gaito, pallone interessante adesso e c'è il tiro da parte di Prezioso, che non ha trovato lo specchio della porta. Pallone perso, attenzione, il destro e la palla che termina molto molto vicina, fa la barba al palo praticamente. Attenzione, tutto solo e va a segnare con grande calma, con grande comodità
il più facile dei gol, il numero 5 Piccini. Attenzione, tiro da parte di Piccini e la risposta ottima da parte di Dorati, che è stato eccellente nel proprio riflesso. E finisce dunque il match con il successo rotondo da parte dello Sporting Giovani di Risorse. È tutto da Enrico Pasquali Coluzzi, un cordiale buonasera e a risentirci per i prossimi appuntamenti con Mondo Futsal. Grazie quindi alla regia e l'ausilio di questo servizio importante, bello il match, dicevamo in apertura proprio prima dei risultati, il duo capolista sempre quindi con un ruolino di marcia veramente invidiabile. Sporting Giovani Risorse, Real Podegora in testa alla classifica con 53 punti, 4 lunghezze di ritardo per la United Aprilia. Real Terecina, mezzo passo falso, ma non perde la quarta posizione, 44 punti. Accademia Sport a 43, Antonio Palluzzi 42, Latina Scalo Cimil 39, Atletico Rocca Massima 36, Real Latina 21, Piere 2000 Aprilia 20, Flora 92 12, Virtus Terracina 11, 9 punti per la parrocchia San Giuseppe e un punto per la Virtus Latina Scalo. Si torna in campo nel prossimo fine settimana con soltanto l'anticipo del venerdì sera per quanto riguarda Virtus Latina Scalo, United Aprilia, quindi formazione dell'Aprilia che cerca di tornare alla vittoria in trasferta sul campo del Fananino di Coda, che cercherà invece di cancellare lo zero nella classifica delle vittorie. Queste invece le altre partite in programma il giorno dopo, esattamente sabato: Accademia Sport Antonio Palluzzi, Virtus Terracina Parrocchia San Giuseppe, Flora 92 Real Latina, Piere 2000 Aprilia, Real Podegora, Latina Scalo Cimil, Real Terracina, Atletico Rocca Massima se la vedrà contro lo Sporting Giovani Risorse. E lasciamo quindi il raggruppamento A per andare a vedere quanto è accaduto nel raggruppamento B, sempre del campionato provinciale di Serie D, dove il duo capolista, quindi formato dalle due fondane, non si ferma, vincono in entrambe, ma registriamo la prima vittoria di questa stagione del Ventotene ai danni dell'Atletico Maranola. Andiamo quindi a vedere quanto è accaduto proprio nell'ultimo turno. Atletico Gaeta batte Formia 1905 8-1. A Sperlonga l'Old Ranch batte Atletico Sperlonga 3-1. Vis Fondi batte Olimpo Sporting Club 2-1. Tremenzuoli San Giovanni Spigno 5-7. Vittoria in trasferta quindi per la formazione allenata dal play manager Mauro Cardillo. DLF Formia Sporting Terracina 3-3. E Ventotene Atletico Maranola 7-5. Per una classifica che vede al comando le due formazioni fondane, Old Ranch e Vis Fondi a 50 punti, 47 punti segue l'Atletico Gaeta, a 37 si attesta il San Giovanni Spigno, 32 punti per l'Olympus Sporting Club, Sporting Terracina e Atletico Sperlonga a 26 punti, 25 punti per il Palavagnoli, 24 punti per l'Atletico Maranola. Tremenzuoli troviamo a 22, 12 punti per la DLF Formia Calcio, 9 punti per il Formia 1905 e 3 punti appunto del Ventotene. Sabato prossimo il big match ancora per quanto riguarda questo raggruppamento, l'Old Ranch riceverà in casa l'Atletico Gaeta, quindi importante questa sfida per le due squadre. La Vis Fondi, l'altra capolista, invece giocherà in trasferta sul campo del Palavagnoli. Ma andiamo con il quadro completo del prossimo turno: San Giovanni Spigno, Ventotene, Old Ranch, Atletico Gaeta, Sporting Terracina, Atletico Sperlonga, Atletico Maranola, DLF Formia, l'Olympus Sporting Club riceverà il Tremenzuoli e, come detto, Palavagnoli ospiterà la Vis Fondi. Per quanto riguarda questo spazio regionale e provinciale è tutto anche per questa settimana. Io vi saluto augurandole la più cordiale buonasera, ma vi lascio in compagnia di Domenico Ippoliti. Per me è tutto, buona serata.
Missione compiuta dunque anche per questa settimana, per questa nuova puntata di Mondo Futsal. Le abbiamo viste praticamente tutte, gli approfondimenti, i numeri, le interviste per la Serie 2, la B, la C1, la C2 e i due gironi di Serie D. Tutto questo potete anche continuare a consultarlo attraverso il nostro sito mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsal tv. È veramente tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima!